Mimmo Gangemi e Gioacchino Criaco sono stati i due protagonisti della quarta giornata del TF Leggere e Scrivere, la kermesse in corso di svolgimento a Palazzo Gagliardi, a Vibo Valentia. Insieme allo storico Vittorio Cappelli, i due scrittori hanno spiegato alla platea di studenti come narrare una Calabria lontana dagli stereotipi e dai pregiudizi sia possibile, anche dal cuore dell'Aspromonte, soffermandosi in particolare sui loro ultimi libri, Acro odore di aglio, di Gangemi, un racconto della Calabria tra le metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, e poi Il salto zoppo di Gioacchino Criaco, che dopo il grande successo di Anime Nere torna a raccontare la gente da Spromonte nella sua Africa. Il Tropea Festival, ormai dall'inizio, si è rivelato una grande macchina propagandistica per la cultura. Credo che la Regione Calabria dovrebbe fare uno sforzo per renderlo fisso, istituzionalizzarlo, perché questi sono gli elementi, gli incontri, specialmente con i giovani, che possono lentamente creare quello spessore che faccia pensare che in questa terra si possa fare altro, oltre che piangersi addosso. Cristina Iannuzzi per l'ACI News 24.